Allora, volevo fare una prova con il drago, eccolo lì. Allora, in teoria, se io ora... No, aspetta, non facciamolo qua proprio in mezzo al vuoto, sul vuoto, sul nulla. Allora, se io scendo dalla viverna, così... Ok, ferma, no, 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 viverna, amore, amore, no, no, no. Sì, però tu dovresti stare tipo ferma quando io sono per aria... Vabbè. Guarda chi si è incastrato! Guarda chi si è incastrato nella roccia! Io volevo stare sulla viverna e pigliarlo dall'alto, ma a sto punto... A sto punto, amore, abbi pazienza, facciamo un'altra cosa, Ma ti riesco a pigliare? Non l'ho preso? Ok, l'ho preso. Ah, non riesci neanche a tirarci le spine perché è in mezzo alle rocce! Oh mio Dio, ma che culo incredibile! Abbiamo praticamente la trappola naturale! È stupenda questa cosa, ricordiamoci sta zona, la voglio tenere... La voglio tenere, la voglio sfruttare. Oh, povero lui, cerca di colpirci e non ci riesce, ma come mi dispiace. Ora facciamo tanti gradassi, lo sfottiamo, vedrai che... Ecco, ecco, vedi che già stava per uscire. Non mi ricordo, poi bisognerà dargli carne, mi sembra di sì. Mi sembra che volesse carne la bestiolina. Ah, c'ha la coda che spunta fuori dalla roccia, mi sa che così ci colpisce. No, 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 che sennò la viverna si incacchia molto. La viverna si incacchierà molto. C'è andato! C'è andato! Abbiamo il draghetto! Ciao, draghetto! Ciao, draghetto! Posso recuperarli, dardi? No, ok. Stavo scherzando, ci volevo provare. Ti prego, posso? No, non posso. Ciao, draghetto bellissimo! Ma che bello! Ma come siamo contenti! Allora, dammi un po' di narcotici, amore mio. Un pochino di carnina per la bestiolina. Ma guardali, guardali! L'anchilo lì e l'altra bestiolina qua. È fantastico tutto questo. È fantastico. Sì, decisamente questa zona con queste rocce messe così potrebbe essere effettivamente molto utile per l'addomesticamento, cioè quantomeno per la cattura di alcune bestioline come appunto il drago e l'anchilo. Ovviamente creature più grandi penso che non potrebbero entrare qua dentro, ma soprattutto uscirebbero facilmente dalle rocce. Metallo! Metallo! Ah, ma non è metallo! Cioè, un po' di metallo me lo dà, ma non mi dà tanto metallo. Ah, ma questa è sabbia perché sono rocce normali ricoperte di sabbia. Mi sembrava lo sbrilluccicchio del metallo. E vabbè, Ark, però mi stai un po' coglionando così. Anche questa è sabbia. Sì, è sabbia. Queste non sono cose di metallo. No, non sono cose di metallo. Mi imbroglia tantissimo, Ark. Sì, Ginetto, non avevo pensato in effetti alla questione idratazione per il povero Ginetto. Che ora c'ha sete, sì, c'era acqua qua sotto tanto, qua vicino, sì, lì. No, perché so già che se mi allontano me la dimentico sta zona, mi perdo, lo so già. Allora, facciamo bere Ginetto, ci addomestichiamo le due creaturine e noi ci rivediamo a fine addomesticamento se non succede niente di interessante. E abbiamo il nostro drago spinoso, guardalo, aspetta, noi ci stavamo riparando dalla pioggia sotto alla nostra viverna. Dove sei, drago? Draghetto? Aspetta. Eccolo lì, eccolo. Sì, aspetta. Magari. Ah no, adesso per farlo uscire devo distruggere le rocce. No, 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 no. Aspetta, aspetta, che sta gabbietta naturale mi piace. Vediamo se riusciamo a ripigliarlo. Allora, aspetta, aspetta, dai, che ce la facciamo. Ce la facciamo, sono convinta che possiamo farcela. Sì! Sì, abbiamo il drago spinoso. Livello 81. Aspetta, no, non lo vedo. Ciao, drago spinoso. Ciao, drago spinoso. Vieni qua che ti voglio vedere bene. Era un lampo? Quello era un lampo, mi sa. Ciao piccolo, aspetta, accendiamo la lucina. Ah, ma che bellino che sei. No, vabbè, ma guarda che occhietti tenerissimi che c'ha. Guarda che occhietti giganteschi e bellissimi. Mi piace tanto tanto ed è salito a livello 124. Wow, tesorino. Ah, però. Allora, equipaggio, ci serve una sella. Ok, la sella mi sa che l'avevo già sbloccata. Sì. Però ci serve l'argilla per poterci fare la sella per il drago spinoso. E l'argilla ce la possiamo procurare facendo... Ah, nel mortaio con la linfa di cactus e la sabbia. Allora, la sabbia non è un problema perché ne ho raccolto per sbaglio come così, tipo per tutta la vita. Ne abbiamo all'infinito. Invece la linfa di cactus... Non mi ricordo, l'ho già... Forse l'avevamo già raccolta su Ragnarok? Può essere... Adesso non lo so, un vuoto di memoria. Però vabbè, ora cerchiamo i cactus. Sì, amore, stai un attimo buono qua. Vediamo a che punto è l'anchilo e valutiamo se andare già a portare il drago spinoso a casa e magari torniamo più tardi a prenderci
l'anchilo, sperando di ricordarmi dove si trova. Allora, no, siamo ancora in alto mare. Con l'anchilo siamo ancora decisamente tanto in alto mare. Allora, direi che andiamo a portarci il nostro drago spinoso a casetta, così poi torniamoci, prendiamo anche l'anchilo, ci facciamo un bel giro e raccogliamo anche la linfa di cactus che ci serve per poter cavalcare questa bestiolina adorabile. Io l'adoro tanto tanto. Ah, dai, che casa non era neanche tanto lontano, pensavo peggio, pensavo peggio. Ci va anche tanto bene. Oh, se solo avessimo le sfere poche sarebbe tutto tanto più semplice per addomesticarci le bestie nelle varie zone e poi portarcele verso casa. Ed eccoci qua, vieni ciccio, ti lascio vicino allo spino. Guarda che drago spinoso e spino mi sembra possano andare d'accordo, siano una bella accoppiata, ecco. Oh, ciao casetta, guarda che bella questa casa. Ragazzi, ditemi anche voi se sono io di parte, però a me sta casa piace veramente tanto. Cioè è molto molto carina rispetto a tutte le altre che ho costruito in passato. Mi piace molto, sono molto orgogliosa e fiera di me. Sì, anche Ginetto, sono anche tanto fiera di te Ginetto. In effetti il lavoro sporco alla fine l'hai fatto tutto tu. Nonostante avessimo segnato male il punto sulla mappa, magari ricontrollare prima di partire, no, era brutto. Siamo riusciti a ritrovare il nostro anchilo contro ogni aspettativa, sinceramente. Allora, vediamo un attimo di riposizionare bene il punto. Allora, è qui, quindi è 45, oddio, che cosa brutta non avere, non avere il GPS. 65, sì, è giusto, 65, ok. Più o meno, non mi sembra me lo stia segnando proprio nel punto giusto. Ok, ora ci siamo, ora è segnato in maniera decente il punto della trappola, perfetto. Dai anchilo che ci siamo quasi, dai anchilo che ci siamo quasi. 99,8, 99,8, oh, grazie. Mamma mia. Ciao piccola bestielina adorabile. Allora, tu statene qui. Buona buona, torniamo subito. Voglio andare a provare a prendere questo... Ah, non ti bloccare, la cosa del cactus, come cacchio si chiama. Da questi qua immagino dovrò pigliarla. Però ci sono i terror bird. La bestiolina non me li raccoglie? No. Speravo che la viverna me li raccogliesse. Allora, aspetta che mi faccio fuori i terror bird e poi proviamo a raccogliere quello che ci serve. Ciao amore. Guarda formiche. Ma mi attaccate davvero? Avete il coraggio? No, si sono fermate. Hanno capito che forse stavano facendo una cacchiata. Ok, posso scendere dalla viverna senza che mi attacchi niente? Sì, sembra più tranquillo. Oh, ci sono gli scarabei. Ciao ragazzoli, voi ci aiuterete tanto quando andremo finalmente a raccogliere, a costruirci la serra. Allora, no, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, no, no, ma mi avete fatto uccidere lo scarabei. No, dai, scarabei. E vabbè, scusate, non volevo, mi dispiace. Guarda come mi attaccano tutti, ma non vi volevo fare del male. Fammi andare qua. Qua posso? Senza fare stragi? Grazie. Allora, qui. Così, questi li posso... No, non posso. Sì, ma c'hanno gli spuntoni, non posso raccoglierli a mani nude, abbiate pazienza. Ma qui? Ok, ok, linfa di cactus, perfetto, pochina. Me ne raccoglio un po' pochina. Devo capire con quale creatura posso raccoglierne di più. E soprattutto guarda quanti scarabei, finalmente, che bello, così ci costruiamo poi la serra e loro ci faranno tanto fertilizzante. Cosa? Cosa? Vivi, cosa? No, 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 ragazzi, dai, mi avete davvero attaccato la viverna, ma sarete scemi. Cosa vi aspettavate? Scusate, cosa vi aspettavate che facessi se attaccato una viverna? Amore, torna qui, brava pucciola. Qualcun altro deve rompere le scatole? No, riesco a raccogliere un pochino di questa linfa, grazie. E questi li devo raccogliere a manina. Ah, vabbè, non mi danno niente di... Ah, mi danno linfa anche così. Raccolta a manina, ok. Aia, Ginetto, vabbè che c'hai i guanti, però non penso sia piacevole. Sono tutti pieni di spine ste cose, vabbè. Ok, direi che abbiamo ciò che ci serviva. Forse un po' di sabbia la prenderei. Così, giusto per non tornare a casa un po' caro. Questa non mi dà sabbia però, no. C'erano delle pietre che mi davano sabbia, mi ricordo. Queste no, ok. Oh, e lì c'è un 2 di curso. Vabbè, però ragazzi, così mi tentate. 112. Oh. A me servono proprio gli animali da raccolta. Chi?
Carabei, ma davvero attaccatela. No, vabbè, io non ho parole. No, no, cavallino, togliti. Cavallino, togliti. Non sei tu il mio obiettivo. Ok, preso. Perfetto. Dai, ormai me lo domestico. E voglio prendere tutti gli animali da raccolta. Adesso ci serviranno per costruire, per ingrandire la nostra base. E in tutto questo mi sono di nuovo persa. Dov'è? Per di là. Ok. Vediamo se riesco a centrare e a farlo cadere proprio... La vedo molto complicata, aspetta. Non essendo proprio una gabbia vera e propria, la vedo molto difficile riuscire a fare quello che io voglio fare. Tipo qua. Tipo no, ho sbagliato tutto. Dai, poi... Dov'è? Dov'è finito? È sparito il dio di Kuru. Ma... No, 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 non sono pazza. L'avete visto sparire anche voi. Scusa, era qui. L'ho mollato qui. Cioè, è tipo stato inghiottito dalla roccia? Ma che cavolo è successo? L'ho lasciato proprio qui in mezzo. Aiuto, che ansia. Sì, lo so, Ginette, ho capito che c'hai sete. Però sto cercando di risolvere un mistero misterioso. Ark mi sta prendendo tanto tanto per i fondelli, mi sa. Vabbè, evidentemente, evidentemente era destino, era destino. Facciamo che ce ne torniamo a casa con il nostro anchilo e basta. Per ora la finiamo qui perché mi sembra di capire che Ark non vuole che io domestichi il due di Kuru oggi. E anche il nostro anchilo è arrivato a casa sano e salvo, livello 162. Ma ciao anchilo, livello 162. Ciao, siete sempre molto carini tutte voi creaturine. Ok, vediamo di riuscire a farci adesso la sella per il drago spinoso, che sono proprio curiosa di vedere, di testarlo. Anche perché se non sbaglio abbiamo una skin per quella creaturina e quindi vorrei testare anche quella. Allora, vediamo di riuscire a farci l'argilla con la sabbia e la linfa di cactus, che alla fine ne abbiamo raccolto un bel po'. Ah, ce ne fa pochino, abbiamo poca sabbia, pensavo di averne molta di più. Forse perché l'ho buttata facendo le varie cose perché pensavo non mi servisse. Vabbè, speriamo di riuscire a farci lo stesso la sella. Quanto ne serve? 85, ma porca puzzolina. No, ci serve decisamente più sabbia. Ok, andiamo veloci veloci a raccogliere un po' di sabbia. Ma ora che mi viene in mente, forse era il sale che stavamo raccogliendo all'inizio, che qualsiasi pietra distruggessimo ci dava un botto di sale. Ma non ho ancora capito a che serve. Devo dare un'occhiata. E non era sabbia, non era sabbia ora che ci penso. Ok, va bene, la sabbia non importa, la dovremmo poter recuperare con il deserto. Direi che sabbia ce n'è in abbondanza, quindi non vedo effettivamente dove stia il problema. Ok, da queste rocce ci dà la sabbia. Perfetto, perfetto. Aspetta, mi sono appena ricordata una cosa super importante. Mi avete suggerito un nome bellissimo per la viverna. Mi avete suggerito un nome bellissimo per la viverna. Visto il colore... Kryptonite. Oh amore, bellissimo. Per gli amici ovviamente sarà Crypto. Ciao bellissimo. Sì, Crypto mi piace veramente veramente tanto. Cosa c'è? C'hai sete? Ora andiamo a bere. Mi piace tantissimo Crypto. Grazie per il nome Anthony, grazie mille. Adoro, adoro. E finalmente ci possiamo fare la sella. Woohoo! Ah, nel frattempo voglio andare a vedere la skin. Aspetta, aspetta. Noi ce l'avevamo, dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Qui? Sì, sella da vagabondo per drago spinoso, perfetto, mi piace come nome sella da vagabondo. Allora, vediamo prima con la sella normale. Oddio, com'è fatta, è fatta un po' malino come sella, cioè mi sembra bruttina. Tanto bruttina. La bestiolina non è troppo veloce, però vabbè, dettagli. Cosa mi fai? Tu fai... fai così, ok? Oppure ci lanci le spine. Vanno molto lontano le spine. E così, così non fai niente. Ok. Ok, aspetta che voglio vedere adesso la sella da vagabondo. Quanto sarebbe peggio di questa, scusami. No, me la fai mettere, per favore? Ok, così. Ecco, sì. Sì, in effetti è un po' una sella da vagabondo, ma ti dirò... È comunque più carina dell'altra. Ci fa anche ombra, dai, è molto carina. Ma mi piace tantissimo questa sella. E la bestiolina ci funge anche da tavolo da lavoro.
Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, in questa zona in effetti non so come potremmo sfruttarlo. Se non sbaglio lui raccoglie molta legna, può essere? Sì, sì, decisamente raccoglie tanta legna. Benissimo, allora lo sfrutteremo sicuramente insieme al nostro castoro per la raccolta di materiali. Ottimo, ottimo. Sì, è comunque molto, molto lento. Oh, ho ucciso un dodo prima, quando ho lanciato le spine. Scusa, scusa dodino, non l'ho fatta apposta. Ora invece lo farò apposta. Caro il mio para, abbi pazienza, ma ti voglio usare come prova. Allora, se io faccio così, guarda, ne lancia un botto tutte insieme. Forse non sono molto letali, però vediamo fin dove arrivano. Fa vedere. Lo raggiungono? No, mi sa. Sì, l'hanno raggiunto. L'hanno raggiunto. Sì, però siamo di una lentezza esasperante. C'è un po' da sentirsi male in prima persona su questa bestiolina. Però, però, allora, come animale da attacco non mi sembra particolarmente utile. È adorabile, quello c'è da dire. Cioè, guarda, dimmi che non è adorabile. Cioè, provate a dirmi che non è adorabile, è bellissimo. Ah, oh, bellino, ha fatto caca, lui che carino. Almeno il dodo riusciamo a stenderlo. Tesoro, ma manco il dodo, abbi pazienza. Ok, allora, se devo essere sincera, il draghetto mi ha un pochino delusa. Quantomeno diciamo che non è decisamente una bestia da difesa o da attacco. Probabilmente più da trasporto e da raccolta. E va bene, lo sfrutteremo. Sfrutteremo al massimo le sue doti. Allora, se devo essere sincera, sono molto molto tentata ad iniziare ad andare subito 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 nella zona con gli alberi rossi. Ma penso che questo episodio sia già durato l'eternità di sempre, come al solito. Quindi direi che per ora, per oggi quantomeno, è il caso di finirla qui. Vi ricordo che in descrizione troverete il link per la chat su Telegram, dove vi attendo per i vostri feedback, i vostri consigli, i vostri suggerimenti. Intanto per questo episodio fatemi sapere se vi è piaciuto mettendo un bel like, ditemi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove sì, andremo nella zona rossa e, se ci gira bene, ci andiamo a prendere anche una bellissima viverna rossa di sangue, sì! Baci e braci a tutti, ragazzuoli! Ciao!